Partenza in salita, il viaggio dell'Italia verso il mondiale brasiliano comincia con difficoltà impreviste. A Sofia finisce 2-2 contro una Bulgaria volenterosa e organizzata, ma certo lontanissima dai massimi livelli internazionali. Lenti e impacciati, gli azzurri del primo tempo regalano campo e occasioni agli avversari per almeno mezz'ora. Buffon è bravissimo sulla deviazione ravvicinata di Ivanov, ma non è impeccabile sul tiro da oltre 25 metri di Manolev. Lo schiaffo subito sveglia gli azzurri e 9 minuti dopo il punteggio è già stato ribaltato. Protagonista assoluto Osvaldo, che trova in rapida sequenza i suoi primi due gol in nazionale. L'italo-argentino sfrutta la propria abilità al cospetto di Mikhailov e poi una buona dose di fortuna per il raddoppio, agevolato dal tocco involontario di Ivanov. Il vantaggio riporta la nazionale in una sorta di torpore, ma Popov non approfitta della grave indecisione di Maggio. Il tramonto del primo tempo offre un altro spunto di Osvaldo e nella ripresa, dopo un tentativo di Giovinco, l'ennesima dormita degli azzurri favorisce il 2-2 di Milanov, che non sbaglia davanti a Buffon. In parte responsabile del primo gol, il portiere si riscatta con l'intervento che impedisce a Manolev il colpo del 3-2. Sale la tensione in campo e sugli spalti. Costretti in 10 per l'infortunio di De Rossi, con i 3 cambi già effettuati, gli azzurri resistono agli attacchi avversari e nel finale sfiorano il successo con il nuovo entrato destro, ma il premio sarebbe stato eccessivo.